partita a senso unico, possiamo dire, questa finale. Ma quanto è importante per Carmelo Tripoli, allenatore del Bagheria, città delle ville, vincere la Final Four nella sua Bagheria? Ma hai detto tutto, una vittoria fondamentale, bellissima, ci tenevamo davanti al nostro pubblico, oggi veramente presente in massa. Come ben detto, magari dominata può essere eccessivo, però abbiamo avuto il controllo della partita dall'inizio alla fine, l'abbiamo interpretata bene, non siamo mai andati sotto nel punteggio, siamo stati sempre avanti di 2-3 gol e alla fine questa vittoria i ragazzi se la meritano. È una vittoria che hanno cercato fortemente. Dopo la brutta prestazione di ieri mi ero fatto sentire con i ragazzi, avevo chiesto qualcosa di diverso, di essere più propositivi, di essere più calmi, di sviluppare il gioco che siamo abituati a sviluppare. E oggi devo dire che siamo stati quasi perfetti, nonostante qualche assenza i ragazzi sono stati splendidi, vincere a Bagheria è un qualcosa di unico e di speciale. Ora si va alla fase nazionale, con quale proposito si presenta il Bagheria Città delle Ville alla fase nazionale? Ma il proposito è quello di andare sempre avanti, di andare più avanti possibile, e cercare di arrivare in fondo anche nella fase nazionale. Oggi ci siamo, diciamo, più concentrati, abbiamo capito che l'avversario era molto ma molto più tenace di quello di ieri e volevamo regalare una vittoria a questa città che se la merita. E per Marco Pisciotta vincere a Bagheria che significa? Da capitano, cosa non da poco. Molto, molto, perché io sono cresciuto nel Bagheria giocando a 11, poi la mia parentesi di calcio a 5 e ora ritornando grazie alla fusione che ha permesso Riccardo e ha creato questa bella famiglia di calcio a 11 e calcio a 5. E finalmente ce la siamo meritata. E il proposito di Marco Pisciotto invece qual è? Parto dal presupposto che noi già siamo abituati alle fasi nazionali, noi veniamo dal Sant'Isidoro, quindi questo per noi è un motivo di incoraggiamento e fare molto meglio. Personalmente penso che devo crescere ancora molto e grazie a questa fantastica squadra ci sto riuscendo. Quanto è grande la tua soddisfazione per aver organizzato la Final Four, giocata in casa e averla pure vinta? No, guarda, io ti dico che la mia più grande soddisfazione è di quel compito che mi ha dato Riccardo, cioè quello di organizzare al meglio per conto del Bagheria Città delle Ville questa Final Four. Io sono felice di aver avuto i ringraziamenti delle squadre che sono venute qua, si sono trovate bene, sono trovate a meraviglia, ho avuto i ringraziamenti della Lega, credo che tutto sia andato bene e quindi di questo ne sono contento. Dico che sono pure felice perché abbiamo fatto un esperimento di fare diretta Facebook, dei contributi, abbiamo avuto 20 personalità del futsal italiano che ci hanno mandato il loro saluto. Che non è una cosa da poco. No, abbiamo trovato campioni di questo sport, dico soltanto un nome, Adriano Foglia che ci ha mandato i saluti, mister incredibili come Michi, come Colini che ci ha mandato un saluto alla città di Bagheria. Tutto questo ha avuto dell'audience incredibile. Dico, ho visto ora su Facebook, abbiamo avuto picchi di 60.000, abbiamo visto in totale 60.000 visualizzazioni e questo fa onore a Bagheria. Di questo ne sono felice. E poi che dire? Non mi sono goduto questa vittoria perché ho dovuto lavorare per i Bagheria, ma sono felice di vedere la gioia di questi ragazzi che se la meritano, credimi che se la meritano. Ma se tu non se la sei goduta, se l'hai goduta a Riccardo, glielo chiediamo direttamente a lui, se lei dice che lui se l'è goduta. Guarda, onestamente come Rosario anch'io ho contribuito all'organizzazione dell'evento, quindi anch'io sono stato attento ad altre cose più che al gioco. Alla fine dividevamo dietro quel monitor sbirciare con l'alzarti con la testolina. Esatto, esatto, guardavo la partita dal monitor interno e davo uno sguardo a tutto quello che c'era da fare per l'organizzazione. Una grandissima vittoria conseguita davanti a centinaia di persone, un palazzetto così pieno non lo vedevamo ormai da 6 anni, da quella finale playoff contro il Meta di Catania appunto. C'era un palazzetto gremito, speriamo di aver aperto nuovamente un ciclo con i tifosi bagheresi che tornino a gremire le tribune del Pala della Chiesa Setti Carraro. E proprio il pubblico abbiamo visto oggi essere finalmente un po' più presente, come diceva Riccardo. E questa è stata una bella soddisfazione, che queste sono le gratificazioni, dico. Gratificazioni, poc'anzi parlavo delle squadre avversarie che ti ringraziano dell'ospitalità e questo va a beneficio della città di Bagheria, però vedere anche tante bagheresi finalmente tornare in questo palazzetto, che è uno spettacolo, questo palazzetto è un gioiello unico, io ho girato tutta l'Italia e credo pochi palazzetti sono pari a questo qua, vederlo pieno, sentire dei boati ai gol del Bagheria è stata una bella sensazione.
e speriamo di sentire pure questo boato in un altro impianto. A quanto pare qualche cosa si sta muovendo. Oggi stasera era presente il sindaco 5 e sembra che qualche cosa per il campo, per lo stadio, si stia muovendo. Ce lo vuoi dire magari tu direttamente, Riccardo? Sì, il sindaco innanzitutto è stato presente per tutta la manifestazione, avendo patrocinato l'evento, aiutandoci fattivamente nell'organizzazione della logistica, della viabilità, delle ambulanze, della stessa premiazione. Lui stesso ha preso un impegno, adesso finita la Final Four, per iniziare un nuovo percorso con lo stadio. Noi come società ce la stiamo mettendo tutta per far ben figurare Bagheria. Speriamo che tutti i tifosi e le istituzioni ci siano vicine e capiscono gli sforzi che facciamo, e tutti insieme facciamo uno sforzo insieme per quello che è la creazione di una grande società.